Nuova stagione alle porte, riparte anche l'appuntamento settimanale da quest'anno con l'Hockey, Versilia Hockey su Noi TV, un appuntamento che è un focus, in poche parole, su quanto succede in Serie 1, in Serie 2, ma anche negli altri campionati che seguiamo più da vicino. Subito il mio compagno di viaggio, con me c'è Roy Lepore, che è il massimo esperto di hockey a livello giornalistico in Versilia. Ciao Roy. Ciao Giulio, buonasera a te e ai nostri telespettatori. È collegato con noi da Massa Carrara c'è anche Michele Scuto. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera Giulio. Allora, partiamo subito da quello che sarà il nuovo campionato di Serie 1, campionato ormai alle porte, campionato che prevede sicuramente tanti scontri che vedranno protagonista il Forte dei Marmi, perché il Forte dei Marmi che l'anno scorso è arrivato a un passo dalla vittoria finale del campionato, quest'anno ha fatto un ulteriore salto in avanti dal punto di vista degli investimenti e della costruzione della squadra. Roy, secondo te ci si arriverà già da subito a contrastare Trissino? Sì, io sono fiducioso perché l'organico è di tutto rispetto. Hanno ingaggiato poi un allenatore, Alessandro Bertolucci, che recentemente ha vinto un po' a Trissino tutto quello che c'era da vincere, regalando anche delle soddisfazioni importanti. È arrivato a Forte dei Marmi portandosi dietro anche due dei giocatori più rappresentativi della squadra veneta, ossia Ipinazzar e Galpas, e in più la società ha riportato in Italia dal Reus Deportivo Checo Compagna, che è uno dei giocatori più interessanti del panorama hockeyistico internazionale. Quindi, ovviamente, poi con le conferme di tutti gli altri, già in organico, lo vediamo già inquadrato il grande Pedro Gil, Turner, Cinquini, Ambrosio, Rossi, il capitano Riccardo Ognata, giocatore anche della nazionale, e Taibi, uno dei portieri e dei giovani più interessanti anche del settore giovanile già nel giro delle nazionali. Quindi direi che il Forte Leone può contrastare alla grande il Trissino, però il suo tecnico mettendo un po' le mani avanti, come è giusto che sia, anche perché il Forte dopo sarà la squadra che tutti attendono, ha messo oltre loro anche il Follonica, il Bassano e anche qualche altra sorpresa, come succede sempre nei campionati. Stiamo vedendo le immagini della presentazione, è già passata una settimana, ma nel frattempo, a proposito di Follonica, e qui chiamo ad intervenire anche Michele, si è giocato un triangolare precampionato, un triangolare importante, Follonica, Grosseto, Forte dei Marmi, che ha detto cose importanti già in previsione di questo campionato. Il Follonica che con una ricostruzione praticamente da zero, però ha messo tanti tasselli negli ultimi anni per ritornare al livello che le compete, per far sì che il capannino torni ad essere una pista pressoché inviolabile. Grosseto che ha anche in questo caso migliorato la formazione negli ultimi anni e che aspira a un posto al sole nel prossimo campionato, Forte dei Marmi che vincendo le sue due partite ha dimostrato ancora una volta di essere già pronto per il campionato. Michele. Sì, salve. E certo, sì, quello che ha detto Roy è corretto, la squadra è stata costruita con certi criteri, è già 3 anni che c'è questo percorso che viene chiamato Progetto Felicità, è un progetto ambizioso che ogni anno ha visto migliorarsi e portare valore aggiunto, giocatori nuovi. Innesti sempre più puntuali, seguendo le indicazioni di quello che è l'idea progettuale, cioè di arrivare a dei risultati anche sportivi, e l'arco del tempo che si erano dati era 3 anni. E devo dire che sulla base degli acquisti che sono stati fatti anche quest'anno e del percorso che è stato comunque intrapreso in questi 3 anni, mi sento di dire che il Forte dei Marmi, così come ha detto durante la presentazione il direttore generale Antonio Agostini e lo stesso Attilio Bindi, non si nasconde più dietro una prospettiva che è quella di un Forte dei Marmi competitivo ma teso a vincere. E quindi questa è la squadra che si è messa in campo. E il triangolare, seppur un precampionato, seppur un amichevole,
seppur, come posso dire, non completamente un test affidabile al 100%, però ha messo in mostra già tutto quello di cui stiamo parlando. Cioè il Forte dei Marmi è assolutamente attrezzata per affrontare questo campionato a testa molto molto alta, e forse il valore aggiunto sono proprio i cambi, cioè il fatto che abbia di fatto due squadre, una in campo e una in panchina pronta a subentrare. Anche perché sempre gli impegni, mantenendo... anche perché gli impegni saranno tanti. Una domanda che rivolgo sia a te che a Roy: secondo voi cosa è mancato lo scorso anno a Forte dei Marmi? Cosa aveva in più Trissino, che poi ha fatto cappotto perché ha vinto anche Eurolega, Coppa Italia e tutto il resto? Comincio Michele, io. Vai prima te. Ok. No, io lo potrei dire, è mancato Ambrosio nel periodo che è stato infortunato, senza togliere nulla chiaramente agli altri compagni di squadra, anche Pedro Gil che ha saltato delle partite. Quando te regali, tra virgolette, giocatori di questo calibro agli avversari, chiaramente gli fai un favore, no? Perché questi poi quando sono in pista e quando poi ha recuperato Ambrosio e gli altri, si è visto che il Forte è arrivato a giocarsi la finale, insomma. Sì, diciamo che forse anche altre cose, nel senso che la squadra ha trovato la sua dimensione durante la stagione, è partita in un modo, poi è andata in crescendo fino a giocarsi la finale contro il Trissino. E probabilmente c'è anche da dire, oltre a quello che hai detto tu, che è corretto, c'è anche da dire probabilmente che il Trissino aveva quello che abbiamo noi quest'anno, cioè una serie di cambi dello stesso valore, della stessa qualità. Di fatto probabilmente erano un po' più attrezzati rispetto al Forte dei Marmi l'anno scorso, e quest'anno direi che si gioca. Dal punto di vista della tifoseria, visto dalle immagini, poi sentiremo anche le voci di Agostini e di Bindi, la tifoseria è come sempre caldissima, pronta ad accompagnare i rossoblù in questa nuova avventura, peraltro con la nuova sponsorizzazione del Porsche Versilia Firenze. Sì, come detto, il progetto Felicità è un progetto che mandando avanti un percorso di crescita è riuscita anche ad essere attrattiva verso sponsor importanti, che naturalmente sono fondamentali per dare sostegno a un progetto così, così ambizioso. E che dire, quindi, insomma, adesso sono tutti gli elementi, i tifosi naturalmente sono pronti e caldi. È chiaro che quando le aspettative sono così alte, i tifosi più velocemente raggiungono gli spalti, insomma. Bene, allora ringraziamo Michele Scuto per essere stato con noi, lo liberiamo, grazie Michele. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Ciao, ciao Michele, buon lavoro. Roy, l'anno scorso è stata un'annata particolare, appunto come dicevi tu, per gli infortuni. Trissino ha perso dei pezzi importanti, Forte dei Marmi sta ripuntando nuovamente anche su giovani, mi hai fatto dei nomi importanti, sì, anche fra coloro che hanno disputato gli ultimi europei. Sì, già punta sui giovani, anche perché poi ecco qualcuno di questi li manda così a giocare con maggior continuità in prestito anche in altre formazioni per poi farli ritornare all'ovile. E dopo, a proposito di giovani, c'era stato anche un torneo giovanile qua a Viareggio al quale ha partecipato anche il Forte dei Marmi, ne parliamo nel secondo blocco della trasmissione. Bene, pubblicità. Ben ritrovati Versilia Hockey, ci stiamo lasciando parlando di hockey giovanile, Forte dei Marmi che si è mossa benissimo nel torneo di Viareggio. Sì, c'è stato il secondo trofeo Nedo Bresciani al Palasport di Viareggio questo fine settimana, con 120 partecipanti arrivati da tutta Italia, riservata alle categorie Under 11, 13 e 17. Nell'Under 11 ha vinto il Novara, secondo il CGC, poi Sarzana e Bassano.
nell'Under 13 Roller Bassano lo ha vinto, secondo posto per CGC Viareggio, Hockey Bassano e Novara, mentre nell'Under 17 c'è la vittoria del CGC Viareggio, un buon secondo posto della formazione A del Forte dei Marmi, poi terzo il Sarzana e al quarto posto il Forte dei Marmi con la squadra B, che nell'Under 17 annovera due formazioni, quindi anche questa la dici lunga anche per il numero di ragazzi che ha a disposizione. È stato dal punto di vista anche della qualità un bel torneo, diverse anche le presenze del pubblico sugli spalti, quindi anche il settore giovanile, come abbiamo già ricordato anche in uno dei nostri ultimi servizi nel TG Sport, ha aumentato, sono ben 22 rispetto all'anno scorso, ecco gli organici aumentati anche da parte di tutte le società del nostro comprensorio, che puntano appunto anche sulla qualità e sul numero dei giovani. Torniamo alla presentazione dell'Hockey Forte, abbiamo raccolto alcune interviste, iniziamo da quella del neo allenatore, ritorno in Versilia per Bertolucci. Ma le prospettive sono di fare un grande campionato, con la speranza di portare qualche trofeo a casa. Ci sono le carte in regola per poter far bene, quindi chiaramente ora c'è grande entusiasmo all'inizio della stagione, abbiamo fatto un torneo questo fine settimana, è andato bene e bisogna mantenere questo entusiasmo qui, questa voglia di allenarci, per cercare in tutti i modi di portare un trofeo, in particolar modo per il patron Bindi, che se lo merita. È ancora presto, perché io sono stato via 3 settimane con la nazionale Under 19 per l'Europeo, è quello di stamattina il quinto allenamento che faccio, ho fatto 2 partite venerdì e sabato, e ho cercato insomma di far capire le idee che ho in mente ai ragazzi, l'abbiamo fatto abbastanza bene in questo weekend qui, e l'impronta che dobbiamo dare è un'impronta di aggressività difensiva e offensiva, dettata dalla qualità dei ragazzi e dal numero dei giocatori che c'è in squadra, quindi questo qui deve essere un'impronta nostra, un DNA nostro che dobbiamo mantenere per tutta la stagione. Telegrafico, Roy, Bertolucci, valore aggiunto per Forte dei Marmi? Direi di sì, anche perché, come detto, oltre che allenatore di club, allenatore sia della nazionale senior che dell'Under 19, conoscitore di questa disciplina, e poi, come detto, parlano i numeri e i trofei che ha vinto in questi ultimi anni, quindi diciamo che per lui sono i fatti e non le parole che contano. Lo ha nominato Bertolucci, andiamo a sentire Patron Bindi. Beh, è la terza stagione, l'anno scorso siamo andati molto vicino, quest'anno pensiamo di avere i numeri come l'anno scorso, di fare quel passetto in più che ci permetta di ottenere il miglior risultato. È chiaro, le favorite sono sempre le solite, noi riteniamo, sia con l'allenatore nuovo, con l'inserimento di questi 3 nuovi giocatori, di avere insomma le pallottole per giocarci la guerra, insomma, perché poi hockey è anche un po' guerra. Ma io penso che comunque queste realtà sportive, ora queste qui sono quasi dei professionisti tra virgolette, ma anche tutte le altre realtà sportive, come anche la pallavolo della Versilia, di cui io sono sponsor con la Cannicia, quando c'è lo sport c'è salute, c'è onestà, sì, c'è qualche fallo, qualche cosa, però è un divertimento per chi lo pratica, ma anche per chi lo guarda, e l'hockey proprio per la sua velocità. Questo sia un piacere per tutte le persone. Nell'Hockey Forte dei Marmi c'è tutta una fucina di giovani ragazzi, cioè non ce n'è uno che non parte da Forte dei Marmi. Chiudiamo il blocco delle interviste con il direttore Agostini e poi i commenti di Roy Lepore. Ambizioni rinnovate, più che nuove, perché da tanti anni che abbiamo delle ambizioni elevate, quest'anno ancora di più grazie a un roster forse più completo, ancora più arricchito rispetto agli anni scorsi, e le ambizioni sono quelle, come si testimonierà e si farà vedere nella serata di stasera, anche quelle di porci degli obiettivi extrasportivi, come quelli di coinvolgimento del territorio in maniera maggiore di quanto è stato fatto fino ad oggi, e organizzare delle strutture a livello formativo e propedeutico anche per le categorie dei ragazzi più piccoli,
insomma, di crescere non soltanto dal punto di vista dell'ambizione dato dal risultato sportivo della prima squadra, ma anche tutto il contorno. Sì, una politica che hanno fatto loro coinvolgendo un po' tutta la Versilia storica avvicinata alla società del Forte dei Marmi, perché alla presentazione c'erano anche i sindaci e le amministrazioni presenti sia di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema e oltre il sindaco anche di Montignoso. L'obiettivo della società è quello anche di andare a veicolare la disciplina dell'hockey su pista anche nelle scuole come promozione, e quindi questo, come sottolineava Bindi, perché ricollegandoci al discorso del valore aggiunto di Bertolucci, se lo è lui come tecnico, Bindi lo è per quanto riguarda, dico, le finanze che hanno permesso chiaramente in questi ultimi anni di portare i giocatori che ci sono a Forte dei Marmi. Però dobbiamo riconoscere l'abilità del direttore generale Antonio Agostini, del presidente Piero Tosi, che non va mai dimenticato, e come tutti gli altri della dirigenza che sono riusciti a coinvolgerlo con questa passione, perché anche lui l'hockey non lo conosceva, è arrivato a vedere una sera una partita al palazzetto di Forte dei Marmi, ne è rimasto entusiasta e attratto, e quindi chiaramente lui aveva dichiarato che l'ambizione sarebbe quella che Forte dei Marmi potesse esprimersi bene anche in campo internazionale. Ricordo il debutto del Forte dei Marmi in campionato, perché parte sabato a Breganze sulla pista di una neopromossa, e quindi auguriamo, ovviamente essendo l'unica rappresentante della Serie 1 del nostro comprensorio, di portare alto il nome della Versilia. Siamo in dirittura d'arrivo, però dopo voglio fare anche un riferimento a Viareggio. Prego alla regia di Matteo Bertuccelli di farci vedere il tuo servizio, perché si è giocata la finale di ritorno della Supercoppa. Sentiamo com'è andata. Dopo aver vinto 4-3 all'andata al Paladante, il Trissino conquista la Supercoppa italiana di hockey su pista, la seconda della sua storia, battendo 5-2 il Lodi al termine di una partita combattuta. Dopo i primi minuti di studio sbloccano i veneti il risultato con Malagoli, raddoppio di Gavioli, 3-0 di Menz, poi ancora Mendes trova la rete del 4-0. A fine primo tempo tiro diretto per il Trissino per un cartellino blu combinato da Antonioni, Giulio Cocco però non lo trasforma. Trissino inizia il secondo tempo in power play, bluceresti chiamano in causa il gol avversario, ma Grimani inizialmente non si lascia sorprendere. A 15 secondi dallo scadere della superiorità, Cocco con un alza e schiaccia supera il portiere giallorosso ed è 5-0. Faccin va in gol per il 5-1. Il Lodi prova a riaprire la partita con Nadini che va sul 5-2. I giallorossi aumentano la pressione costringendo il Trissino al fallo, blu a schiavo, Nadini va al tiro diretto che potrebbe riaprire la partita, ma Zampoli è bravo. Negli ultimi 10 minuti Lodi prova a cercare la terza rete, ma il Trissino non concede. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma nessuna trova più la rete. Nel finale anche i minuti per il giovane Gioele Piccoli. Finisce 5-2 per il Trissino, che alza, come detto, la seconda Supercoppa italiana della sua storia. Quindi stagione che ricomincia praticamente da dove era finita, con la squadra da battere, con la squadra da battere che è Trissino. Roy, proprio in pochissimi secondi, perché non abbiamo parlato anche di Sarzana e di CGC Viareggio in Serie A2, un quadro, no, di quello che c'è. La Serie A2 che partirà come campionato a gennaio, però parte la prossima settimana il 14 con la Coppa Italia. Ricordiamo che oltre il centro giovani calciatori che inizia la stagione puntando ovviamente a un ritorno in Serie A1, c'è il Forte dei Marmi che ha la squadra anche di A2, poi la Pumas ancora del fratello di Alessandro, ossia Mirko Bertolucci, la Rotellistica Camaiore allenata dal grande Alberto Orlandi e con il DS Santucci, ex direttore sportivo del Forte dei Marmi. Quindi una A2 anche competitiva, con il Sarzana chiaramente che sia nella Serie A1 che anche nella Serie A2 darà filo da torcere anche alle squadre del nostro comprensorio. Quindi la Versilia continua a essere baricentrica per il mondo dell'hockey, Serie A1, Serie A2, giovanili e non solo. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana, perché i temi da trattare sono ancora tanti e poi parte il campionato. Grazie a Roy, grazie a Michele Scuto che è stato in collegamento con noi, grazie a Matteo Bertuccelli, siamo in ritardo, buona serata.